Le intercettazioni, noi parleremo e presenteremo dei progetti a tempo opportuno, ma sono certo che quando verranno presentati tutti questi presunti dissensi saranno smussati. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, oggi a Vicenza ospite dell'Ordine degli Avvocati, ha precisato sul tema delle intercettazioni, tema che ha innescato la polemica nell'ultima settimana, tornato di stringente attualità dopo la cattura del latitante Matteo Messina Denaro. Ho ripetuto così tante volte che le intercettazioni non possono e non devono, non abbiamo mai pensato che potessero influire sulle indagini di mafia e di terrorismo, che considero quasi pleonastiche queste domande. Io ho cercato di chiarirlo in tutti i modi, se poi qualcuno fa finta di non capire quello o di non voler capire quello che ho detto, mi dispiace, ma lo affermo ancora una volta. L'ho detto l'altro giorno, celebrando solennemente la figura del Beato Ligatino, che proprio in suo onore la lotta da parte dello Stato contro la mafia continuerà e sarà sempre più intensa e sempre più professionale. Soddisfatto dopo aver incassato la blindatura del premier Giorgia Meloni, che ha espresso nei suoi confronti parole di stima e fiducia, placando le tensioni nel governo. Ovviamente è stato un motivo di grandissima soddisfazione, ma era una cosa nota. Con la Premier siamo sempre stati in perfetta sintonia. Il fatto che qualcuno abbia anche insinuato o suscitato il sospetto che ci fossero dei dissensi era assolutamente ingiustificato e anche irragionevole. E a proposito dei presunti dissensi tra il ministro Carlo Nordio e qualche magistrato, alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il guardasigilli ha risposto con una citazione. Se c'è qualche dissenso tra me e qualche magistrato, questo dipende, ho detto in latino, amantium mira amoris integratio est. Se io non amassi e non onorassi la magistratura, avendone fatto parte per 40 anni, non avrei tutta questa attenzione affinché funzioni nel modo migliore. E quindi è una, paradossalmente, ma è una manifestazione di grandissimo rispetto e attenzione quando pongo sul tavolo degli elementi che possono anche essere fonte di dissensi.